Eh, sono Donatella Rovera, lavoro nel Crisis Team. Eh, ci occupiamo di investigare violazioni di diritti umani gravi, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, in situazioni di guerre, di conflitto, di crisi. Eh, faccio questo lavoro da mh, più di vent'anni. Eh, io personalmente la maggior parte del tempo faccio investigazioni sul campo, quindi in situazioni di guerre, di conflitti, in situazioni acute durante il conflitto o immediatamente dopo. Quindi negli ultimi 25 anni o un po' di più ho mh, lavorato mh, praticamente in tutti i conflitti più grandi che sono successi in Medio Oriente, in Africa, in Asia e, e al di là. Sono situazioni devastanti e quindi prendono tut, tutta la mia energia, tut, tutta la mia attenzione. E, è difficile fare un, un paragone tra una situazione più di un'altra. È evidente che io mi dedico a investigare crimini di guerra, crimini contro l'umanità in situazioni di crisi e di conflitto, che sono le situazioni che sono le più difficili da impattare perché nei momenti dei combattimenti le parti che combattono sono molto focalizzate eh, sui loro obiettivi militari e quindi sono meno ehm, reattive a, a quello che può essere pressioni. Molto il nostro lavoro è importantissimo farlo e farlo in modo tempestivo du durante le situazioni di guerra e di conflitto perché è importantissimo raccogliere eh, le prove. Evidence ehm, dei crimini che vengono commessi, perché in queste situazioni eh, le, le prove, la, la material evidence può essere distrutta eh, molto rapidamente dalla, nella situazione dinamica eh, della guerra. E è chiaro che per eh, per i processi che, che potranno ehm, portare a, a giustizia per, le, per i civili che sono impattati da questi conflitti, generalmente questo è un processo eh, lungo. Per esempio, stiamo vedendo mh, ancora oggi ehm, alcuni risultati di un. Di un lavoro eh, che io personalmente, Amnesty e eh, altri colleghi abbiamo fatto eh, in Siria quando la coalizione guidata eh, dagli Stati Uniti, ma alla quale partecipavano anche altri paesi europei, fece un'operazione militare nella città di Raqqa. Ehm, per far uscire eh, ISIS che controllava la città eh, in quel momento. I bombardamenti della coalizione, che erano mh, in, in maggioranza eh, delle forze degli Stati Uniti, spesso non facevano la differenza tra i combattenti di ISIS e le persone civili e hanno ucciso centinaia e centinaia di civili. Eh, hanno distrutto una percentuale molto grande della, della città eh, di Racca. E la documentazione eh, di, di, queste, di questa situazione assolutamente disastrosa per la popolazione civile, eh, di bombardamenti che erano disproporzionati e indiscriminati ha avuto un impatto che si, sta, ehm, che si sta concretizzando ancora oggi. La review ha, ha dato una serie di raccomandazioni, giustamente per ehm, misure da prendere per aumentare la protezione dei civili, che era stato il, il grande problema durante questa, questa operazione militare, e anche ha ehm, aperto una possibilità di eh, riconoscere eh, eh, casi che, dove civili sono stati uccisi nei bombardamenti americani che erano assolutamente eh, non precisi, disproporzionati e indiscriminati. E siamo ancora nelle fasi eh, relativamente iniziali del, del processo, però è un processo che perlomeno è iniziato, che dà la possibilità per le vittime, le famiglie delle vittime di avere riconoscenza di quanto hanno subito e si spera anche di portare per loro ad avere giustizia. Però sono processi estremamente lunghi e, e complicati e molto frustranti evidentemente. Le persone che, che riescono ad arrivare eh, in Italia, in Europa, sono evidentemente una piccolissima minoranza di coloro che sono obbligati a scappare dalle loro case per causa di guerre, di conflitti. In questo momento, per esempio, ehm, sto lavorando sulla situazione a Gaza, dove è praticamente impossibile per i civili che sono sotto bombardamento ormai da dieci mesi, dal, dal, dal 7 ottobre, e che non hanno assolutamente la possibilità di uscire, nemmeno coloro che hanno bisogno di, eh, di cure mediche che non esistono a Gaza perché la maggioranza degli ospedali sono stati almeno parzialmente colpiti. Ehm, parzialmente distrutti, ehm, neanche loro in, in maggioranza riescono a uscire. Quindi ehm, questa è una situazione estrema. Un'altra un situazione sulla quale sto lavorando è la guerra in Sudan, eh, che è in questo mo momento considerata come la crisi umanitaria eh, peggiore al mondo. Eh, la guerra in Sudan che è, è iniziata ad aprile del, del 2023, quindi è un, più di un anno. E sono milioni e milioni di persone che sono eh, sfollate all'interno del Sudan. Eh, la maggioranza non hanno la possibilità di lasciare il paese. Alcune centinaia di migliaia hanno potuto eh, uscire dalle, dalle frontiere, eh, andare verso il Chad o verso l'Egitto. Però sono una minoranza di quelli che sono impattati. Quindi è molto importante considerare che... Ehm, la maggioranza di coloro che hanno perso assolutamente tutto nelle guerre, le loro case, le loro famiglie, i loro cari, che non hanno assolutamente possibilità di mettersi in salvo durante la guerra e che scappano per questa ragione, solo una piccolissima percentuale riescono ad arrivare qua. I paesi limitrofi eh, sono i paesi che assorbono la stragrande maggioranza ehm, dei rifugiati che scappano da guerre o da altro tipo di persecuzioni, da persecuzioni anche in situazioni di, di non guerra. Quindi ehm, è, è evidente che le persone che, che arrivano qua scappano da ehm, situazioni eh, assolutamente ehm, desperate.